Uscita. Cioè, non solo è uscita, ma hanno messo pure la custodia sacrificale, lol. Bastardi, pezzi di merda. Godo. Scusate, c'ho un po' di acidità. Un bel po' di acidità. Oh, c'è qualcuno qua. Ho detto lei perché quello che si è messo qua è letteralmente chiuso nell'angolino. Volevo provare un doppio hit, ma non potevo farlo. Parco 2, raga. Sto morendo Earl, davvero. No, ce l'ho da bere per quello, ma mi è salito su un coso di acidità fortissimo. Secondo me il Knight in sta mappa è veramente strong. Mi sono un attimo perso. Ok. Non può fare niente. Thump è troppo forte per il Knight. Di zona in qualsiasi zona. Veramente buono. Grazie, Yudan. Alla fine lo faccio perché semplicemente, non dico il mio sogno, perché lo è, però è anche semplicemente perché mi diverte, mi piace. Oh, ho sentito qualcuno correre là. Arrivo all'avvocato giusto? No. Cioè, anche giocare ai videogiochi, eccetera, comunque la mia passione lo è sempre stata, quindi se riuscissi a farne un lavoro dove si riesce a vivere, per me è top, top del sogno proprio. Si è incastrata. Ok. Non ci credo di nuovo Stranger Things, hai visto Alex? È tornato il demo, sì Salazar è tornato. In realtà è una scommessa, comunque per farlo streamer ci deve essere tanto lavoro dietro, sembra facile, ma non è per un caso. No, proprio per niente. Più che altro c'è anche da dire che non tutti riescono. Perché sarebbe facile dire: ah, io apro la stream, gioco, sto zitto. È buona, capito? E finisce lì. Il problema è che non è così semplice. Io sono molto un tipo di solito, in realtà, anche con chi gioco magari ogni tanto, anche chiedete a Brutale Company tranquillamente, perché comunque gioco anche su Discord ci si gioca la sera, dopo lo stream ogni tanto qualche game si fa, a qualcos'altro, anche altri giochi comunque con la community. Cioè, sono molto tranquillo quando gioco normalmente, però dipende proprio. Nice. Che in stream non puoi essere così tranquillo come di solito sono, semplicemente. Io avrei premuto tasto destro. Lo so. Lo so, aspettare che mi torni. No, non l'ho mai portato Fall Guys. Adesso è dardo. Gli ho fatto prendere un fottio di distanza sto The Dard. Peccato. Allora, prima di raccogliere lei, metto lui qua sopra. Che se qualcuno va a fare il save su di lui, si prende l'aggro. Mandriano che continuava a filare la motosega? Ci sta, considera che il mandriano comunque è molto difficile da giocare. Ok. Probabilmente magari si stava allenando anche con le tech, quindi ci sta. Ok, ha preso l'aggro. È letteralmente broken per sta zona, tipo. Perché non prende l'aggro?
Perché non ha preso comunque l'aggro? Vabbè. Il Knight in sta mappa è veramente forte, comunque. C'è uno stream che ti ha ispirato? No. L'ho fatto proprio per mia passione. Perché mi sono sempre... ho sempre adorato giocare ai videogiochi in generale. E ho una cosa che... mi dà un piccolo vantaggio. È il fatto che gioco da letteralmente quando sono nato. Perché mio padre aveva questo negozio di computer dove io fin da piccolo andavo e giocavo ai videogiochi con la PlayStation o per quello che più ne ha più ne mette, insomma, comunque con le console varie. Quindi, avendo avuto sempre la possibilità fin da piccolo di poter giocare, davvero sta luppando lì? Ma stai scherzando? Ma state scherzando, raga? Io spero che voi state scherzando. Scusatemi, mi sono distratto, ma... No, io impazzisco, non riesco a raggiungerlo, ok? Era un glitch grave, non lo so, non ho guardato, non mi sono reso conto. E quindi comunque giocando fin da quando sono piccolo, ho sempre avuto abbastanza, per tutti i videogiochi comunque, riesco ad adattarmi velocemente a qualsiasi gioco. Infatti, diciamo la mia carriera videoludica competitiva va da... Diamond Season 4, Diamond 1 99 LP Season 4, per esempio, a Legendary Gold Master su Counter-Strike, per farvi un'idea per chi conosce questi qua. È riuscito a dropparsi. Beh. Quindi FPS, MOBA, TPS, qualsiasi tipologia di questi giochi competitivi li ho sempre... Non dico masterati, però comunque portati a un buon livello, ecco. Quindi ho questa cosa che riesco ad adattarmi molto facilmente a qualsiasi videogioco che gioco. Muori. E riesco anche bene o male a spiegarlo una volta che l'ho compreso con le mie cose. Non lo so poi se ho qualcosa di particolare comunque per videogioco in generale, però riesco a comprendere le meccaniche, cosa è migliore, min-maxare si dice questa cosa. Il min-maxing, cioè trovare le cose migliori per la situazione migliore, come comportarsi nelle situazioni, eccetera. E riesco a spiegare anche molto spesso le motivazioni del perché di queste cose. Queste cose mi aiutano. In più, una cosa particolare che non è da tutti è riuscire a giocare, perché gioco molto sciallo, cioè, spiego meglio, io non mi impegno in una partita. Io lascio molto andare il cervello tranquillamente, parlare di conseguenza. Perché una cosa che è difficile da fare è parlare, giocare, leggere anche la chat, riuscire a fare queste cose qui. Che è una cosa che secondo me è fondamentale per lo streamer. Riuscire a fare più di una di queste cose insieme. Leggere, giocare, parlare, giocare. Capito? Questo è morto per forza. Sì. E guarda, giusto per il meme facciamo così. Che è una cosa molto complicata da fare alla fine. Multitasking. Non è tanto il multitasking, ma è riuscire a giocare comunque in una maniera decente. Perché comunque devi portare del contenuto anche giocando in maniera decente. Mentre stai parlando. E non è facile, perché non è facile concentrarsi, di solito. Io ho la fortuna che quando gioco a un videogioco, di solito, il mio cervello semplicemente va, capito? Non lascio... Io posso giocare anche guardando la chat così volendo. Cioè, ho il secondo schermo, con la coda dell'occhio riesco a giocare e semplicemente andare all'uncino a fare cose. Certo che faccio un po' di fatica, però volendo si può fare. Si stanno curando proprio lì. Comunque sono nella porta aperta, idem anch'io. Il cavaliere che ferisce anche... La cosa dell'Elsa mi piace un sacco anche a me, devo essere onesto. E quindi niente, semplicemente ho iniziato perché mi piace giocare, mi piace poter dare anche una mano. Perché una delle cose che a me piace molto anche dello streaming è il fatto che molte persone sono bene o male, condivido diciamo quello che hanno passato. Sono riuscito a bloccare l'assalto, lol, non sapevo se potesse fare. New tech.
so cosa hanno passato magari per questo, stando molto anche dietro ai videogiochi, eccetera. E quindi mi piace anche poter dare una mano, poter dare anche una distrazione e aiutare anche il prossimo in questa piccola cosina così. Se posso fare una piccola mano anche a qualcuno che ha bisogno di distrazione, parlare, chiacchierare, cazzeggiare, vedere un pirla che fa il coglione o il clown, a me fa solo che piacere, quindi. Godo che è uscito il demo in InstaShop. Ciao Termi, come stai? Qualche fanatico di Attack on Titan? A me non è mai piaciuto. Oh, salve. Per molto tempo e l'ansia è stata dissipata dai videogiochi. Ti piace il sushi? Il sushi è la cosa mia preferita. Sì, io non tanto per il lavoro, ma più per questioni sociali. Non sono... Sì, ho un server Discord, Salazar. Punto esclamativo Discord per joinare. Non ho... Ho sempre avuto problemi socialmente parlando. Sono sempre stato abbastanza emarginato dalla società. Un po' perché comunque, diciamo, nella mia età, negli anni... Nel 96, chi giocava ai videogiochi era un brutto nerd. Ma dai, ho trovato la botta da subito. Erano i nerd, quelli brutti, capito? Quelli cessi. Non i nerd di adesso, insomma. Quindi... Venivo visto male, venivo preso in giro, bullizzato, bullismo, eccetera. Quindi, in pratica, semplicemente bullismo a scuola, sostanzialmente parlando. E questa cosa mi ha allontanato completamente dalla società. Quindi mi sono attaccato ai videogiochi.